Buongiorno e ben ritrovati in un nuovo video. Io come sempre sono Davide e questo è il mio canale dove trattiamo finanza personale, mercati finanziari ed investimenti. Nel video di oggi voglio portarvi i miei obiettivi del 2021. Voglio portarvi questo video, un video che avevo già programmato da varie settimane. Ho deciso di farlo più avanti rispetto alla fine dell'anno perché già in tanti alla fine dell'anno hanno portato i loro obiettivi e non volevo annoiarvi sempre con gli stessi obiettivi. Ho la mia situazione un po' particolare, quindi volevo condividere con voi le cose che un po' caratterizzano la mia situazione. Per quanto riguarda gli obiettivi, mi sono preparato tre post-it. Ho deciso di segnarmeli su post-it perché per due motivi principalmente. Uno, perché così li scrivo, ce li ho pronti, preparati, posso controllare. Però è una cosa che potrei fare tranquillamente su un'applicazione sul telefono, sul computer. Però me li sono scritti su post-it perché così li posso tenere qua davanti e tenendoli qua davanti, diciamo che tutte le volte che entro nello studio e mi siedo mi ricordo che ho degli obiettivi per l'anno che devo portare avanti. Quindi è una cosa un pochino interessante, ho provato questa cosa, non so se l'avevo letta da qualche parte e il mio subconscio mi ha detto di farlo o se è un'idea che mi è venuta, probabilmente l'avevo letta da qualche parte. Detto questo, gli obiettivi sono divisi in tre macro categorie, poi ve ne parlerò. Volevo un attimo fare una piccola introduzione su di me per chi non mi conoscesse. Io mi chiamo Davide, Davide Ravera, ho 25 anni, sono appena tornato a casa in Italia da settembre, ho fatto una esperienza all'estero, sono stato 2 anni a Vienna in Austria dove ho fatto la mia laurea magistrale, l'equivalente della laurea magistrale all'estero si chiama master. Ho studiato finanza quantitativa e durante i miei studi ho anche lavorato nel settore bancario, poi grazie all'università ho fatto anche dei progetti con un'azienda di asset management durante la mia esperienza. È stata un'esperienza molto bella e positiva, il settore finanziario mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di tornare a casa semplicemente perché volevo portare avanti un'idea che ho in testa, volevo aprire la mia attività, vediamo come andrà, ad ogni modo ve ne parlerò durante i miei obiettivi. Oltre a questo, ho aperto questo canale dallo scorso aprile, maggio, fine aprile, inizio maggio, non so chi mi segue dall'inizio, chi da poco, chi da tanto, eccetera, però è stata una bella esperienza nel 2020, quindi è stato un anno veramente positivo da questo punto di vista e mi piace tantissimo fare video, condividere la mia esperienza, quel poco di esperienza che ho con voi, ecco. E nel canale faccio video principalmente di due tipologie, una tipologia più didattica dove cerco di spiegare semplicemente ma nel giusto dettaglio tutti gli argomenti che credo siano importanti da conoscere per iniziare a capire un pochino come funzionano i mercati finanziari o come funzionano le varie piattaforme che possiamo utilizzare sui mercati finanziari, un'altra tipologia che è più pratica dove porto i miei investimenti, condivido con voi il mio percorso, faccio vedere dove investo, come investo, perché investo, porto analisi e tutta questa tipologia di video. Se vi piacciono questi argomenti in generale, il settore finanziario, volete imparare qualcosa di più sulle azioni, eccetera, se non mi seguite ancora potete seguirmi cliccando sulla campanellina dopo per non perdervi neanche uno dei miei video. Inoltre il canale è un canale piccolo, quindi come sempre se lasciaste un like mi aiuterebbe tantissimo perché a seconda dei like che lasciate, poi il video viene mostrato da altre persone e mi aiutate ad essere visto da altre persone. Dopo questa breve introduzione direi che possiamo iniziare con gli obiettivi. Come dicevo, ci sono tre macro categorie: crescita personale, finanze, lavoro e social network. Poi tutte queste tre categorie un po' si intrecciano tra loro perché sono dipendenti tra loro e poi magari qualche obiettivo potrebbe essere in un'altra categoria, eccetera. E ho diviso così per avere un pochino uno schema più chiaro. Direi che possiamo iniziare con la crescita personale. La crescita personale, e da qua parto con il CFA. CFA di cui avevo già parlato nel video sui miei investimenti di luglio, però molti di voi non mi seguivano allora perché non avevo nemmeno 1000 iscritti. CFA che è un esame finanziario, è un esame del CFA Institute, che è un istituto internazionale degli analisti finanziari. È un esame particolarmente riconosciuto a livello internazionale, poi un esame dove sicuramente si può imparare tanto. Alcune cose, allora questo esame è strutturato su 3 livelli. Livello 1 è molto simile alle cose che fai durante il tuo percorso di laurea, per cui questo livello più o meno dovrebbe essere fattibile. Poi livello 2 e livello 3 saranno interessanti perché sicuramente posso imparare tantissimo.
Poi, oltre a questi tre livelli, ho bisogno di esperienza lavorativa per ricevere il chart holder, che è il riconoscimento finale dopo questi tre esami. E sarà interessante. A febbraio ho il primo esame, faccio il primo esame a febbraio e più o meno sono preparato. Adesso sto studiando tanto e vediamo come va. Speriamo bene. Questo esame lo faccio sia perché mi piacerebbe imparare qualcosa di più. Adesso a livello 1 ho imparato qualcosina, ma molte cose sono state a ripassi rispetto a quello che avevo già visto durante il mio percorso all'università. E livelli 2 e livello 3 che saranno più interessanti perché ci saranno cose nuove. Poi oltre a questo mi piacerebbe farlo appunto per il riconoscimento, perché adesso voglio aprire la mia attività. Ne ho parlato da alcune parti eccetera, ma non ne ho mai parlato completamente in questo canale. Vorrei portare una serie di video su questa attività, lo farò più avanti perché prima voglio chiudere tutta la burocrazia che ci sta dietro. Livello 1, livello 2, livello 3 che voglio fare perché poi se un domani questa attività non dovesse andare bene o non mi piacesse e volessi ritornare nell'industria, volessi andare a tornare a lavorare in una banca, in un'azienda di asset management, qualsiasi cosa, mi può aiutare tanto perché mi aiuta ad avere un profilo migliore. Perché anche se ho fatto un'attività un pochino diversa nel corso degli anni, posso dire, ma nel frattempo ho preso il chart holder, che è un riconoscimento molto importante. Quindi questa è un po' l'idea che ci sta dietro. Poi, lingue. Parlo delle lingue perché è una passione, cioè lo faccio anche un po' come hobby. Lingue, mi piacerebbe imparare meglio il tedesco. Io conosco già bene italiano ed inglese, spagnolo anche, lo conosco discretamente, però non l'ho praticato molto ultimamente. Avevo imparato spagnolo da solo, poi parlandolo sono migliorato, eccetera. Quindi lo so discretamente, però sono passato al tedesco perché, essendo stato in Austria, quando ero in Austria mi sarebbe piaciuto imparare il tedesco. Non l'ho mai imparato veramente perché sono sempre stato in ambienti internazionali dove tante persone non lo parlavano, quindi si parlava più inglese. E quindi poi io stesso non lo parlo bene, anche se sono con un tedesco o con un austriaco mi viene da parlare inglese perché riesco a spiegarmi meglio, semplicemente. Quindi vediamo come va. Qua mi sono fissato, tutti gli obiettivi saranno obiettivi abbastanza cioè che sono testabili. Non voglio avere un obiettivo molto all'incirca, perché dopo, se non hai un obiettivo in cui hai dei numeri precisi, è difficile dire ho raggiunto questo obiettivo o meno. Quindi qua vorrei passare l'esame B2, quindi il CFA voglio passare il livello 1, che è l'esame che farò a febbraio. Qua entro la fine dell'anno vorrei passare il B2. Sarà molto difficile perché ad ora sono a un livello A2 B1, tra l'A2 e il B1, quindi ho tanto lavoro da fare. In più fino a giugno dubito che avrò tanto tempo, vediamo come andrà. Comunque voglio continuare, cioè se non dovessi arrivare al B2 vorrei perlomeno essere pronto a metà 2022 col B2, però l'obiettivo è di finire entro fine dell'anno col B2. Poi, libri, mi piacerebbe leggere almeno 12 libri, però questo è un obiettivo un po' opzionale, perché leggendo tanto col CFA, cioè il CFA è come un libro enorme, quindi leggendo tanto per il CFA, se non riesco a fare 12 libri mi sta bene anche se ne faccio 8 all'incirca. 12 libri suddivisi in questo modo. Vorrei fare crypto blockchain perché sono ignorantissimo nel topic, crypto ok, cioè crypto per gli investimenti più o meno ho la mia idea. Blockchain vorrei imparare tanto perché la blockchain ha tante potenzialità, so che cos'è la blockchain ma vorrei un po' capire meglio tutti gli approfondimenti del caso. Poi vorrei leggere qualcosa sul growth investing perché ho letto i grandi classici dell'investimento, il piccolo libro degli investimenti, A spasso per Wall Street, L'investitore intelligente, però mi mancano dei libri un pochino più specifici. Mi piacerebbe un libro sul growth investing perché sto investendo molto sulle growth, e un paio di libri nella mia watchlist, vediamo. Vorrei leggere almeno 3-4 libri sul growth investing. Ultimo, qualcosa di extra finanza, perché già parlo di finanza sul mio canale, già faccio finanza, farò finanza per quanto riguarda la mia attività futura. Vorrei fare qualcosa anche un po' di diverso durante la mia vita, quindi se riesco a leggere qualcosa di extra finanza, poi alla fine tutto è collegabile, cioè nel senso adesso sto leggendo Homo Deus che me l'ha regalato un mio amico, libro molto carino, ed è un libro che non parla proprio di finanza, però è un po', si può connettere alla finanza anche questo, quindi vediamo. Poi mi piacerebbe allenarmi,
allenarmi almeno 3 volte alla settimana. Io sono uno che è abbastanza costante sull'allenamento, ma poi ho dei periodi no. Cioè ho dei periodi in cui mi stoppo. Se ho troppe cose per la testa, poi dico, questo mese ho così tante cose da fare, non mi alleno. Che è una scusa che mi do io. Nel senso, l'allenamento, quei 30 minuti al giorno, li riesci sempre a trovare. Quindi il mio obiettivo è allenarmi almeno 3 volte alla settimana, almeno 30 minuti. Poi ho un piano di allenamenti, all'incirca mi piace allenarmi un'ora, un'ora e mezza ogni volta che mi alleno, però allenandomi da casa è difficile essere costante. Finché non potrò andare in palestra, 30 minuti vanno benissimo. Cioè io come obiettivo mi do 30 minuti 3 volte alla settimana. Se riesco a fare quell'ora, ora e mezza, ben venga, però non è nei miei obiettivi. Poi meditazione, mi piacerebbe meditare, soprattutto per tutta la ricerca scientifica che c'è dietro. Io sono uno che ha sempre fatto fatica con la meditazione, ho provato tante volte e poi mi stoppo. Mi piacerebbe perché semplicemente ci sono tante prove che fanno vedere come effettivamente la meditazione possa aiutare, cioè in particolare varie aree del cervello associate all'apprendimento, eccetera. Si ingrandiscono meditando. Quindi mi piacerebbe provare e vediamo un po' come va. In particolare adesso su Netflix è uscita una serie sulla meditazione connessa a un'app che tra l'altro avevo sul mio telefono. L'app credo che si chiami Headspace, non vorrei dire una stupidata. Però la serie sembra molto interessante, ho già provato a fare qualche video al mattino per iniziare la giornata nel modo giusto, mi sta piacendo, vorrei continuare a meditare qualche volta alla settimana, non per forza tutti i giorni perché è un impegno che so già che non riuscirò a tenere, però se dico 2 o 3 volte alla settimana è un impegno che secondo me è fattibile, posso riuscirci. Poi passiamo alla prossima macro area. Che dai, facciamo social network. Social network, YouTube, che è il mio social network, diciamo, più importante. Al momento su YouTube ho 2800 iscritti circa. Quando è iniziato il 2020 ne avevo 2300. A dicembre sono cresciuto circa di 500 iscritti. Quest'anno, questo mese, in metà del tempo, quindi in 15 giorni, ho fatto 500 iscritti perché un video è andato particolarmente bene. Non mi illudo che questo sia il trend, però nei mesi passati c'è stato questo trend di crescita dove ogni mese riuscivo a crescere un pochino di più. Il mio obiettivo sarebbe di riuscire a crescere almeno 600 iscritti ogni mese per arrivare alla fine dell'anno avendo quei 10.000 iscritti. Cioè l'obiettivo della fine dell'anno sarebbero i 10.000 iscritti, quindi un pochino più di 600 al mese sarebbe. Fattibile? Secondo me sì, perché i tassi sono stati questi. Non vedo perché ci debba essere un calo, a meno che io diventi un pochino meno costante su YouTube. Se continuo a pubblicare 2 video alla settimana, per me ce la faccio. Quindi l'obiettivo è 10.000, poi se riesco a fare di più, ben venga. Sarà interessante vedere quando cresco un po' come cambiano i tassi, perché anche il pubblico è limitato. Cioè faccio una nicchia molto particolare, in Italia è un numero limitato di persone. Quindi vediamo come va. Di certo non arriverò a 1 milione di iscritti, ma neanche a 500.000, però 10.000 secondo me è fattibile, quest'anno l'obiettivo è quello. Dopo questo parlo di TikTok perché io sono attivo anche su TikTok. TikTok dove al momento ho 9.500 followers, qualcosa del genere. Parlo di finanza, però faccio video più brevi. TikTok non è la piattaforma perfetta per i contenuti che faccio io. Quindi sta diventando difficile crescere, all'inizio era molto più facile. Però ho notato che se faccio dei contenuti di un certo tipo poi è difficile crescere. E se invece faccio contenuti un pochino diversi, però dopo sono diversi dal mio canale, magari cresco su TikTok, ma il pubblico di TikTok sarebbe diverso dal mio di YouTube. Quindi voglio portarlo avanti perché secondo me è una piattaforma che può avere delle potenzialità, ormai che ci sono, ho quasi 10.000 iscritti, perché mollarlo? Piattaforma che però secondo me difficilmente potrò avere come piattaforma principale, ecco, una piattaforma dove vorrei arrivare a 20.000 followers. Dico 20.000 è una crescita maggiore rispetto a YouTube perché secondo me su TikTok comunque con meno impegno potrei crescere di più. Crescere di più però i followers di TikTok c'è da tenere in conto che hanno tra virgolette un valore inferiore rispetto a quelli di YouTube. Non perché le persone che sono su TikTok hanno un valore inferiore, ma perché su TikTok la gente scorre molto, cioè è una piattaforma totalmente diversa rispetto a YouTube. Quindi se uno mi segue, poi non è detto che si guardi tutti i miei video o che presti molta attenzione, magari vede un video, gli piace molto, poi dopo
scorre i miei video e basta. Invece su YouTube chi si iscrive solitamente ha visto tanti video, gli piace la tipologia dei contenuti, eccetera. Poi si guarda un video bello lungo e i video sono tutti un po' connessi. Quindi TikTok secondo me è potenzialità, voglio portarla avanti, arrivare a 20.000 secondo me è fattibile, ma non so, sarà difficile. Mi sono dato 20.000 per darmi una cifra tonda, ma non so se ce la faccio perché l'algoritmo è cambiato, all'inizio crescevo tanto, adesso meno, quindi vediamo un po' come andrà su TikTok. Poi l'ultima piattaforma è Instagram. Instagram, dove a inizio anno avevo 520 iscritti, adesso ne ho già 520 follower, scusate. Instagram non faccio nulla per ora, cioè chiaramente quelli che si iscrivono, che mi seguono solitamente mi seguono perché mi conoscono qua su YouTube oppure mi vogliono chiedere qualcosa. Su Instagram, tra l'altro, se mi mandate un messaggio rispondo a tutti, quindi se mi volete scrivere sempre ben accetto, volentieri faccio due chiacchiere. Soprattutto adesso che è fattibile rispondere a tutti, fatelo che molto volentieri. Poi dopo, più avanti, se non ci riuscirò, vi darò qualche update, però per adesso rispondo a tutti, quindi fate pure. E cosa stavo dicendo? Instagram, 520 iscritti, vorrei arrivare a 1000 perché mi piacerebbe fare dei contenuti anche su Instagram. Non tanto post, perché la vedo come cosa un pochino più impegnativa, ma essere un pochino più attivo sulle stories e portare dei contenuti interessanti. Esempio, da Tut Chef è uscita la notizia dei warrant, siccome è una notizia molto interessante che potevo darvi così al volo su Instagram. Perché, ok, la community tab è utile per queste cose, ma non mi fa impazzire. Su Instagram potevo mettere il post, potevo mettere la storia, un screenshot di quello che è successo, fare un video breve, storia di 15 secondi, 20 secondi, in cui spiegavo un po' la situazione sui warrant, eccetera. Quindi vorrei farlo però quando ho un certo numero di follower, perché adesso con 560, di cui magari 260 sono amici miei che mi seguono perché ci conosciamo ma non gliene frega niente della finanza, non voglio mettermi a fare post di questo tipo e fare una pagina dedicata partendo da zero non è una cosa su cui ho il tempo da dedicare adesso. Per cui la mia idea è quest'anno arrivare almeno a 1000 follower su Instagram. Arrivati 1000 followers, iniziare a fare soprattutto stories dove condivido cose interessanti, qualche volta qualche post con qualche pillola, eccetera. Se non mi seguite, quindi andatemi a seguire adesso, che se arriviamo a 1000, l'idea sarebbe di arrivare a 1000 entro dicembre 2021, poi dal 2022 iniziare a fare un bel progetto con qualche cosa interessante anche su Instagram. Se ci arriviamo prima, ben venga, inizierò prima perlomeno con le stories a portare dei contenuti interessanti. Quindi se mi volete andare a seguire mi aiuta tantissimo e mi fa capire che mi supportate tanto. Poi, finito coi social, dove quindi ricapitolando vorrei arrivare a 10.000 su YouTube, 20.000 su TikTok e 1.000 su Instagram, ho l'ultima categoria che è finanza e lavoro. Lavoro, io ho mollato il mio lavoro che avevo in Austria e sono tornato in Italia. Avevo un lavoro nel settore bancario, facevo portfolio management, il mio contratto era in scadenza in settembre, avrei avuto la possibilità di rinnovarlo, semplicemente ho detto no perché volevo tornare in Italia e buttarmi con questa attività. Vediamo come andrà, perché non so come andrà, nel senso ho un'idea generale, mi piacerebbe, cioè una serie di idee che vorrei portare avanti, vediamo come andranno. Secondo me è un'attività che può andare molto bene e soprattutto il bancario non mi piaceva molto perché c'è tanta burocrazia dietro, perché parti dal basso e all'inizio devi fare cose che magari ti piacciono un po' meno, però ho imparato tantissimo, esperienza bellissima, straraccomandabile. Niente, voglio portare avanti questa cosa per il fatto che voglio iniziare questa attività, come dicevo farò una serie di video sull'attività appena ho concluso tutte le cose burocratiche e non ho grossi obiettivi dal punto di vista finanziario, perché quest'anno voglio investire tanto in me stesso in questa attività, perché devo andare incontro a una serie di costi che ci sono sempre quando si apre un'attività, quindi i miei investimenti quest'anno saranno principalmente in questa attività, quindi non mi aspetto di crescere molto il mio patrimonio quest'anno. Poche, la settimana scorsa ho fatto vedere il mio portafoglio completo, il mio patrimonio di intorno ai 15.000 euro. Quest'anno mi aspetto di arrivare magari a 20.000. Il mio obiettivo è intorno ai 20.000, perché ho
un paio di piani di accumulo che sto portando avanti sull'ETF emergenti e un piccolissimo piano d'accumulo che ho iniziato da poco sul solare. Poi di tanto in tanto acquisto qualche frazionata su Trading 212 e in più ho il portafoglio speculativo. E questi sono un po' gli investimenti che farò sull'azionario. Con questi investimenti più i rendimenti del portafoglio mi aspetto di poter arrivare intorno ai 20.000. Questo è l'obiettivo. Entro la fine dell'anno 20.000. Però un obiettivo così, cioè dipende tutto dai mercati. Io i miei rendimenti li devo sempre raffrontare a un indice, li devo raffrontare all'S&P 500, all'MSCI World, eccetera. Quindi se gli indici vanno bene potrò fare anche meglio, se gli indici vanno male magari devo accontentarmi di meno. Indicativamente mi piacerebbe arrivare a 20.000. Come vorrei avere suddivisi questi 20.000? Allora, 15.000 circa in azioni singole, 3.000 in ETF fondi e 1.000 in oro. Tutte queste tre macro categorie sono almeno 15.000, almeno 3.000 e almeno 1.000. Questo vuol dire che potrei avere un pochino di più, cioè sicuramente avrò qualcosa di più in ognuna di queste, o meglio, quello è l'obiettivo, perché l'obiettivo è 20.000, la somma di queste è 19.000, quindi altrimenti i conti non tornerebbero. Però vorrei avere almeno quel numero per ognuna di queste categorie. Poi l'ultimo obiettivo, come dicevo, è avviare la mia attività. Attività che è un'attività legata al settore finanziario e voglio parlarvene con una serie di video, come dicevo. Adesso sono un po' in un periodo di transizione, vediamo come andrà. Sono abbastanza positivo perché ho già avuto una serie di riscontri su questa cosa. Adesso non voglio fare troppi spoiler, comunque ve ne parlerò sicuramente. E niente, direi che questo è quanto per il video di oggi. Non ho nient'altro da aggiungere, se non ricordo male, perché vi ho parlato di tutto. Quindi crescita personale, due esami, CFA, tedesco, libri, allenamento, meditazione, social network, tre social network, quindi YouTube, TikTok, Instagram, finanza e lavoro, fare crescere il mio portafoglio pochino, soprattutto con i rendimenti, e soprattutto avviare la mia attività, che sarà l'investimento più grande del 2021. Detto questo, ringrazio tutti quelli che hanno visto questo video, spero che sia stato un video interessante, che vi abbia dato qualche spunto interessante. Cerco sempre di dare qualche spunto anche quando faccio video di questo tipo, quindi spero che sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se gli obiettivi vi sono piaciuti, cosa ne pensate dei miei obiettivi e quali sono i vostri obiettivi. Poi, oltre a questo, come sempre vi ricordo, se vi è piaciuta la tipologia di video, se vi piacciono i miei obiettivi, se vi piace quello che tratto, quindi finanza, mercati finanziari, investimenti, azioni, eccetera, di iscrivervi al canale, che mi aiuterebbe tantissimo a supportarmi e tutto quanto. Se volete lasciare un like, altrettanto mi aiuta per essere visto da più persone, eccetera. E niente, direi che per oggi è tutto. Grazie a tutti quanti sempre per il supporto, mi ha fatto tantissimo piacere la crescita che ho avuto nel 2020, che è stata stra inaspettata, perché onestamente quando ho iniziato avevo in testa l'obiettivo di fare 1.000 iscritti in un anno circa, l'ho strabattuto e è solo grazie a voi, quindi grazie mille di tutto e speriamo in un grande 2021, dai. Un saluto a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao!